Buonasera a tutti, qui da Italiani all'estero TV, da Ribalta, qui nel centro di Manhattan, vicino Union Square. E ho con piacere di presentare Alberta Mosele. Buonasera a tutti gli italiani. Dunque, Alberta, con Alberta parleremo di cose importanti, dei nomi, nome famoso nel mondo che è il vanto dell'Italia. Le possiamo subito nominare? Io lavoro per Pomellato, una gioielleria che credo che tutti gli italiani conoscano, e sono qui. Da quanto tempo Alberta è qua? Io sono qua da 25 anni. E' venuta qui da dove? Da Londra. Ho fatto un passaggio dopo l'Italia, dopo l'università, sono andata a Londra e da Londra la ditta per cui lavoravo mi ha mandato qui e qui sono rimasta. Quindi è una vita, un'italiana? Un'italiana con doppia cittadinanza, sono cittadina americana, però il mio cuore è sicuramente italiano. Posso dire di che zona, di che regione d'Italia? Io sono trentina, sono di Trento. Cosa si porta di Trento con sé in tutti questi anni? Mi porto le mie tradizioni sicuramente, però stando all'estero ho ampliato, amplificato e creato in italiano, e creato forse una nuova dimensione dell'Italia. La mia Italia era molto limitata al nord, invece stando a New York, stando in America, stando all'estero, si capisce che l'Italia è veramente dalle Alpi alla Sicilia e dobbiamo proprio sempre pensarla così. Bellissimo, grazie, perché in effetti è una visione da lontano. Da fuori. E da lontano abbiamo bisogno di tutta l'Italia. Da fuori è l'Italia, è l'Italia, siamo italiani e l'onore di essere un italiano. E vorrei che gli italiani in Italia me la conservassero bene, perché prima o dopo ci torno. Dunque, abbiamo parlato, adesso Alberta è a New York, ma questo passato a Londra. Intanto la zona di New York che preferisce? Beh, io ho sempre vissuto nell'Upper East Side ed è la zona che conosco meglio. In questo momento mi sono trasferita ad Astoria, che è praticamente la zona confine di Queens e Manhattan. E mi risveglio al mattino con gli uccellini, per cui e vedo il palazzo dove vivevo prima, dove sentivo solo il rumore delle macchine, per cui anche la stessa New York ci sono dimensioni molto 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 umane, ecco. Si può vivere non solo sui grattacieli e tra i grattacieli, ma si può vivere anche col terrazzo, col sole e con l'ombrellone. Bellissimo. E invece una cosa, un aspetto di New York, di una vita di newyorkese che un'italiana non si sarebbe mai aspettato di trovare, magari una trentina. La diversità. La diversità di ogni momento, di poter incontrare tutto e di più. Tutte le culture, tutte le nazionalità, con i pregi e con i contro, però è la possibilità di poterle conoscere. E credo che New York sia abbastanza unica in questo senso. Si può veramente sperimentare tantissime cose che molti purtroppo devono viaggiare. Qui basta, io se prendo un angolo di Astoria sbagliato mi ritrovo nel Cairo, totale. Io guido lo scooter ancora. Tre strade mi trovo completamente in una zona brasiliana, quindi c'è tutto il mondo. C'è tutto il mondo, c'è esattamente tutto il mondo, e questo crea ricchezza. E stando qui a New York da 25 anni, ma stando insieme anche a contatto con gli italiani, con la cultura italiana vista da qui, cosa secondo te cosa pensano qui degli italiani? Ma mio contatto con gli americani è privilegiato sicuramente, perché gli americani che io conosco sono sicuramente di un certo livello,
sia culturale che economico, che hanno viaggiato, e io sono arrivato in un periodo in cui erano felici di conoscermi, perché io portavo l'eleganza, quello che loro non avevano, per cui io sono stata fortunata. Sicuramente non è stato così nei primi 900, quando i nostri emigranti sono arrivati ad Ellis Island, lì è vita dura. Noi siamo fortunati, noi che siamo arrivati in America negli anni 80-90, anzi direi 90, siamo fortunati. E la visione, e da qui la visione dell'Italia, come, cioè, vedere l'Italia da qui cos'è? Purtroppo ho paura di vedere un'Italia così. Non è certo l'Italia che io ho vissuto, dove sono cresciuta, è un'Italia che stento a riconoscere e che spero rinsavisca. Torna in Italia? Io torno spesso in Italia, però torno in zone privilegiate, Madonna di Campiglia, in posti di villeggiatura dove tutto è sempre un po' più bello. Però sono anche a contatto, guardo le notizie, vedo i telegiornali e non è piacevole vedere un paese in questo momento. E per chi, Alberta è venuta, cioè, da privilegiata, ha lasciato l'Italia da privilegiata, ma per chi lascia l'Italia la speranza di trovare qualcosa di diverso rispetto a quello che è adesso in Italia, che cosa, un consiglio che vuole dare? Guardi, proprio stasera una persona che è arrivata dall'Italia, e quando io l'ho detto che qui si cambia lavoro molto facilmente, si trovano altre occasioni, e mi ha guardato con, come è possibile? Io a questa ragazza laureata, 35 anni, sono 3 anni che non lavora a Bologna, credo, forse di Bologna, non riesce a trovare lavoro. Cioè, mi spaventano queste cose. Dico, ragazzi, qui purtroppo, per fortuna, siamo ancora fortunati. C'è lavoro, ci sono possibilità. Quindi, muoversi. Anche se poi il cuore rimane italiano, ma bisogna vivere la vita. Bisogna darsi delle occasioni. E questo è anche un consiglio anche agli italiani. È gli italiani all'Italia. Gli italiani all'Italia. Non state immobili, muovetevi, cercate di fare, perché c'è tanto da fare, sia in Italia che all'estero. Un augurio allora, vogliamo concludere con un augurio, Certo, un saluto agli italiani e un saluto al mio bel paese. Possiamo dire esattamente il paese del Trentino? Io sono di Trento. Ah, è Trento? Trento. Quindi, salutiamo Trento. Trento e Madonna di Campiglia, che è la mia seconda... Allora, ringraziamo di nuovo Alberta Mosele per essere stata con noi qui a Italiani all'estero TV, da New York, dal centro di New York, da Manhattan, dalla pizzeria Ribalta. Buonissima pizza stasera. Assolutamente, deliziosa. Grazie di essere stata con noi. Grazie a lei. E un ringraziamento e una buonanotte all'Italia. Grazie.